Olele, oh lele, o oh la la, ser del Barça è al miglior che ha. Olele, oh lele, o oh del Barça è al miglior che ha. Real Madrid Football Club Barcelona 0-4, hombre! Madre di Dio, a chi tutto? Vai e chi pazzo il Barça, Increibile! Partidazzo! Ve lo posso fare anche tutto in spagnolo sto video, però visto che il canale è italiano, non posso non nascondere la gioia di vedere finalmente una partita di calcio a livelli altissimi dopo il 4-1 del Barça in Champions in casa contro il Bayern Monaco Real Madrid 0 Football Club Barcellona 4 Quattro gol al Bernabeu azzittiti e potevano essere anche di più se non beccava a porta vuota il palo Lewandowski o sbagliava un altro gol da pochi metri. Davvero una partita incredibile. Sappiamo bene che da sempre è il classico, è il classico, la partita più appassionante probabilmente a livello mondiale e ovviamente perché? Perché metti di fronte due tra le più grandi squadre e prestigiose che esistono in in tutto il pianeta oggi giorno del eh, classico una partita che qua in spagna blocca tutto eh, barcellona in questo momento non c'è nessuno per strada immagino lo stesso per madrid e una partita che ha visto davvero lo show questo è il calcio che a me piace un calcio spettacolare un calcio dove veramente due squadre si contendono dall'inizio alla fine una vittoria che poteva andare tranquillamente da una parte o dall'altra il primo tempo anche perché il Madrid del nostro Carletto ha iniziato benissimo ha iniziato tra l'altro con un gol che è stato annullato di Kylian Mbappé ha creato occasioni secondo me eh, davvero interessanti ma il secondo tempo il Barça ha completamente ribaltato la Situazione con un tremendo Lewandowski. Lewandowski, 36 anni, doppietta in pochissimi minuti. Prima la mette 1-0 con un piattone destro alla sinistra di Lunin e poi con un colpo di testa con un cross dalla sinistra di eh, chi era Lorenzo Raffigna al secondo gol. Il cross dalla sinistra per la testa di Lewandowski. Sì, 2-0. Il primo gol invece era un grande passaggio di Casado, questo ragazzo della cantera del Barça che aveva messo in condizione proprio il bomber polacco di andare in rete. E poi arriva la ciliegina sulla torta, Lamin Yamal, che giocatore addirittura con il piede destro che non è manco il suo, lui è mancino, sotto l'incrocio dei pali da posizione esterna un golasso, davvero incredibile, ma non finisce qua perché il Barça rifila il poker finale 4-0 proprio con chi con Rafinha, un pallonetto in uscita di Lunin e mette nell'altro angoletto la palla entrando lenta 4 a 0 del Barcellona. Che spettacolo, ragazzi! Questo è eh, il football. Tanta Avevo proprio voglia di vedere una partita di vero calcio e dobbiamo aspettare la Liga Spagnola. So che in Italia ha vinto l'Atalanta 6-1 stasera col Verona, quindi una notte da, eh, da tanti gol tra Liga Spagnola e campionato italiano, ma non si poteva non vedere per qualunque sportivo del mondo questo Real Madrid-Barcellona, il classico dei classici stasera, il nostro Carletto Ancelotti è stato preso proprio a... Pallonate, partita stupenda. Questo è lo spot del calcio. Quindi, se anche tu l'hai vista, fammi sapere nei commenti in basso come l'hai vissuta. Accompagnato sempre da un bel pollicione, condivisione e iscrizione se ancora non l'hai fatta. Perché bisogna dare merito e atto quando ci sono partite del genere che sono davvero quello che noi vorremmo vedere ogni domenica. Partite ad alto livello, Real Madrid 0, Barcellona 4 e. Ser del Barça, al miglior che ha. la la. ser del Barça, al miglior che ha. Qui da Barcellona è tutto, ragazzi. Mamma mia. Che repassagita al Santiago Bernabeu che desta noce si chiamerà il Santiago Callao. Ciao. Ciao.